Per la prima volta la città di Pesaro e la stessa regione Marche dedicano una mostra al grande pittore e incisore Rembrandt. Sabato 18 dicembre alle ore 12 a Palazzo Mosca dei Musei Civici inaugura infatti Rembrandt Incisore con oltre 100 opere che raccontano la produzione grafica di uno dei massimi artisti di tutti i tempi. Abbiamo pensato di regalare, perché si tratta veramente di un regalo, potremmo dire quasi un regalo di Natale, a Pesaro una grande mostra su quello che forse è l'incisore più importante, più famoso e anche più affascinante di tutti i tempi, che è Rembrandt. Rembrandt è un artista olandese, è difficile vederlo in Italia, è difficile vedere le sue opere. Questa mostra ha l'ambizione di mettere a disposizione del pubblico, potremmo dire per la prima volta, non per la prima volta in Italia, ma sicuramente per la prima volta a Pesaro e anche nelle Marche con questo volume di opere, mettere a disposizione una grande quantità, un'antologia completa dell'opera incisoria di Rembrandt su una produzione di circa 300 lastre, quindi abbiamo oltre 100. Quindi il visitatore della mostra ha davvero la possibilità di esplorare la produzione dell'artista dalla A alla Z. Vedere incisioni di Rembrandt in Italia è difficile proprio perché non ci sono. Siamo riusciti a raccogliere questo eccezionale gruppo di opere grazie alla collaborazione di privati che hanno dedicato anni e anni a ricercarle anche sul mercato antiquario internazionale. Devo dire che vederle tutte assieme dà anche proprio un po' la quadra dell'impegno, della dedizione e della passione con cui queste figure sono riuscite a raccogliere qui a Pesaro e nelle Marche un gruppo tanto eccezionale di acqueforti di altissimo valore. In contemporanea alla mostra dedicata a Rembrandt Incisore, i Musei Civici inaugureranno anche Pinocchio Acquatico, la personale dell'artista pesarese Luca Caimmi, con le originali tavole tratte dal suo libro Le avventure di Pinocchio del 2018. Un viaggio espositivo che lega Palazzo Mosca alla Biblioteca Oliveriana. La mostra di Luca Caimmi in realtà è nata nelle nostre stanze oliveriane perché sono diversi anni che ci pensiamo a questa mostra. Poi chiaramente per i motivi che tutti conosciamo l'esposizione è stata rinviata ed è stato finalmente deciso poi di realizzare la parte principale dell'esposizione nei Musei Civici, mentre nelle stanze della Biblioteca Oliveriana abbiamo pensato di lasciare quella che è l'ambientazione generale di questo Pinocchio acquatico e quindi il mare, e con un riferimento a quelle che sono gli animali che popolano il mare nella storia, nei tempi, nel corso appunto dei secoli. E per questo abbiamo esposto due nostre opere, due opere antiche, una del 1500 e una del 1600, che sono dedicate appunto ai pesci, agli animali acquatici, che fanno da contorno e da completamento, anche se vogliamo, all'ambientazione acquatica del Pinocchio di Luca Caimmi. Insieme alle riproduzioni delle testi antichi della Biblioteca Oliveriana ci saranno anche dei disegni e delle interpretazioni di questi animali proprio ancora di Luca Caimmi. Entrambe le mostre saranno visitabili ai Musei Civici fino al 27 marzo. Due mostre che inaugurano il 18 dicembre per abbracciare tutto il periodo di Natale, ma in realtà proseguire poi anche negli altri mesi invernali fino all'inizio della primavera con due progetti. Già da qualche tempo abbiamo sperimentato qui, dove ci troviamo ora, al piano terra dei Musei Civici, il gioco sull'illustrazione contemporanea in dialogo con mostri sacri invece dell'illustrazione della storia, insomma, dell'arte, che credo sia anche questo interessante per tanti artisti di oggi e anche per il pubblico che ci accompagnerà lungo le feste fino alla ripresa con le scuole e le gite scolastiche, che speriamo possano tornare ad animare i Musei Civici.